Casa 21 invece rappresenta un modo innovativo di valorizzare il patrimonio immobiliare all'interno di un sito UNESCO. Qui esiste in questo territorio, ma nella Val d'Orcia in generale, un patrimonio immobiliare da recuperare nel territorio aperto. Credo che il progetto di Casa 21 rappresenti un modo innovativo di valorizzare questo grande patrimonio che impedisce l'occupazione di suolo ulteriore, che è la cosa fondamentale che noi dobbiamo assolutamente tutelare. Il fatto che molte amministrazioni hanno adottato anche degli strumenti urbanistici proprio per evitare nuove lottizzazioni apre la strada invece alla valorizzazione dell'esistente, che è la cosa più importante perché è anche un presidio del territorio aperto. Io ritengo che siano due progetti estremamente importanti per il nostro territorio. Per quanto riguarda Casa 21, essendo un progetto che riguarda esclusivamente la bioedilizia, credo sia un'ulteriore dimostrazione dell'attenzione che c'è delle amministrazioni locali a questo territorio e alla valorizzazione di questo tipo di attività. Sicuramente un ulteriore elemento di valorizzazione per i nostri territori che fanno del vivere sostenibile un messaggio che è stato recepito nel mondo. Entrambi i progetti sono molto interessanti perché danno quella visibilità che portino al nostro territorio, che poi è fatto anche di economia ambientale, dei grossi benefici. È un progetto importante che riteniamo possa essere utile a rilanciare e a sviluppare ulteriormente gli ambiti dei nostri 5 comuni. Il protocollo Casa 21 di pubblico interesse per il recupero del patrimonio immobiliare è stato presentato ad EIRE al fine di adottare le linee guida per la semplificazione autorizzativa. Secondo lei, quale atto pubblico potrebbe ufficializzare tale semplificazione? Io credo che sia indispensabile un passaggio in consiglio comunale, ma è un processo che va secondo me concertato anche con gli enti sovraordinati, con la provincia, con le soprintendenze, perché non dimentichiamo che qui siamo all'interno di un sito UNESCO e molto gran parte del territorio della Val d'Orcia e del comune di Radicofani in particolare è all'interno di SIC e SIR, quindi siti di interesse regionale e siti di interesse comunitario. Tuttavia, concertando con questi enti delle procedure semplificate, poi si dà l'opportunità a chiunque voglia investire in questo settore di avere risposte immediate, perché tutta la fase autorizzativa è già stata esplicata e concertata in un progetto complessivo. Chiaramente, trattandosi di amministrazione pubblica, per semplificare gli atti bisogna procedere eventualmente a una razionalizzazione degli strumenti urbanistici e quindi procedere all'approvazione degli stessi nei consigli comunali. Io credo che se noi ne abbiamo la possibilità sarebbe un qualcosa di positivo per la cittadinanza e per coloro che vogliono investire sul territorio. Sicuramente occorre semplificare le procedure perché anche nei nostri territori in cui la domanda di investimento è sempre forte, soprattutto in un momento come questo in cui la crisi economica morde, è certamente un plusvalore sul quale non possiamo dimenticarci. È certo che le procedure amministrative ormai sono troppo complesse, per cui occorre individuare dei protocolli unici affinché il cittadino, l'investitore, i tecnici, chiunque è chiamato ad operare possa avere certezza delle regole. Pertanto unificazione di quelle che sono le domande e anche degli uffici che sono chiamati ad esaminarle, perché oramai troppi sono i frazionamenti fra i vari soggetti che disciplinano i singoli interventi. Senz'altro una condivisione degli strumenti di pianificazione del territorio, penso ai vari regolamenti urbanistici, piani strutturali, regolamenti edilizi che in qualche modo contengono, appunto, possano contenere queste linee guida finalizzate a far sì che si possa costruire e recuperare secondo delle procedure, dei protocolli più vicini all'ambiente, più ecosostenibili e che al tempo stesso, cosa non da poco oggi, permettano anche una semplificazione burocratica, cioè chi costruisce secondo certe procedure è avvantaggiato in termini burocratici ma anche se vogliamo in termini di costi, penso per esempio agli oneri di urbanizzazione o alle varie tasse che si pagano quando si restaura o si costruisce nuove abitazioni.
è necessario semplificare ulteriormente, questo è uno dei grossi problemi che abbiamo nel nostro paese e credo sì che possa essere o attraverso un protocollo unico da far coinvolgere a vari livelli istituzionali oppure anche atti di consigli comunali dove si possa andare a trovare delle forme di riduzione del peso burocratico che è necessario in questo paese per far riprendere un'attività di recupero immobiliare che è necessaria e fondamentale per i nostri territori. Penso che la Val d'Orcia sia il luogo ideale per un tipo di progetto come questo, per il semplice fatto che l'obiettivo della conservazione di un sito UNESCO con queste caratteristiche è proprio contenere l'occupazione di suolo. Penso anche che un progetto come quello di Casa 21 andrebbe inserito nelle linee guida del piano di gestione del sito UNESCO Val d'Orcia, perché così questo vincolerà anche gli strumenti di pianificazione dei singoli comuni e li costringerà ad adottarsi a questo tipo di modo di restaurare il patrimonio edilizio sul territorio aperto. Nel comune di Radicofani ci sono circa 90 ruderi che potrebbero essere recuperati e rappresenterebbero una grande opportunità per recuperare un patrimonio edilizio storico e quindi preesistente, quindi rappresentano anche un modo intelligente di vivere il territorio e di fare edilizia in modo adeguato. Non so se il territorio della Val d'Orcia sarà il più ideale, di sicuro è ideale perché è un territorio antropizzato dove la mano dell'uomo chiaramente si vede, però è anche vero che non è un museo. E quindi bisognerà intervenire in modo rispettoso del nostro territorio, cercando di non occupare altro suolo, ma recuperare il patrimonio esistente, che ancora anche nel Comune di Pienza è molto importante dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, e pertanto io credo che la Val d'Orcia si presti molto ad essere, diciamo, tra virgolette, il punto di partenza di un progetto di questo genere, perché credo sia un territorio ideale. Sicuramente sì, la Val d'Orcia e il suo territorio rappresentano un esempio di edificazione sostenibile, di imprenditoria che cresce. Infatti in questi luoghi l'economia è un'economia che va e è un'economia che produce e produce anche investimento oltre che lavoro. E per questo significa che i nostri progetti, il nostro operare è stato, come si dice, di altissimo livello e certamente rappresenta un esempio su cui altri si possono ispirare. Sono circa le 250 le aziende che sono presenti sul territorio e molte di queste hanno anche fabbricati accessori sui quali c'è l'intendimento di svolgere e di valorizzare gli interventi con agriturismo e quanto altro. Lavorare nell'ambito di un rispetto paesaggistico e ambientale, come il protocollo appunto di Casa 21 fa, credo che trovi appunto in Val d'Orcia il luogo ideale. Quindi far venire per l'Expo tante persone e sapere che in Val d'Orcia ci sono degli esempi in qualche modo avanzati di questo tipo di procedure, credo possa essere una forte attrattiva e anche un momento di maggiore visibilità del nostro territorio. Sì, credo che il territorio della Val d'Orcia possa essere, diciamo, il territorio ideale per poter, diciamo, ottenere gli obiettivi di Casa 21. Credo che la Val d'Orcia possa davvero rappresentare il biglietto da visita di questa iniziativa. Sono due progetti che implementano l'offerta culturale di questo territorio, ha bellezze artistiche notevolissime, oltre chiaramente alla bellezza del paesaggio che ne ha fatto dal 2004 il patrimonio dell'umanità attraverso il riconoscimento UNESCO. Ritengo che questi progetti permettano al visitatore di apprezzare tutto ciò che il territorio offre, sia dal punto di vista enogastronomico sia dal punto di vista culturale. Per questo che li ritengo i due progetti più significativi che ci sono in atto in questo momento e sono due progetti sui quali l'amministrazione punta moltissimo anche per lo sviluppo socioculturale del nostro territorio. Expo parli della qualità della vita e quindi l'inserimento del territorio a tutti i livelli e quindi soprattutto
come utilizzare il territorio per far star bene le persone. Credo che due progetti del genere si inseriscono in modo assolutamente naturale in questo concetto. Quindi io credo e spero che questi progetti che sono stati sottoposti anche a Regione Toscana siano due punti di partenza per poter valorizzare ancora il nostro territorio. Dobbiamo lavorare affinché territori come questi possano essere vissuti, conosciuti da tutti i punti di vista, nel senso culturale, nel senso paesaggistico, nel senso di attrattiva per le nuove generazioni, dove qui il livello di vita è ancora alto, soprattutto la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, della qualità della vita, credo che possano essere ulteriormente valorizzati anche per questo importante appuntamento dell'Expo del 2015. Però anche la Regione Toscana ha nominato un assessore, gli ha affidato la delega ad occuparsi e a rappresentare la Toscana all'interno di Expo 2015, quindi significa che anche la nostra Regione si sta muovendo nella direzione giusta e credo che avrà tutto l'interesse a valorizzare i luoghi d'eccellenza di questa Regione, tutta la Val d'Orcia e quindi tutti i 5 comuni che ne fanno parte. Questo è un progetto, credo, ambizioso e assolutamente importante, che si cala diciamo in modo assolutamente adeguato nel territorio della Val d'Orcia. Quindi, anche se il nostro territorio per fortuna è abbastanza conservato, un ulteriore diciamo miglioramento nella gestione del territorio e del patrimonio edilizio è sicuramente estremamente importante e quindi può essere solo accolto in modo positivo, chiaramente cercando di promuovere anche a livello degli imprenditori, coloro che dovranno poi eventualmente investire in Val d'Orcia, facendoli comprendere qual è il valore aggiunto di questo tipo di intervento, che non è solo un discorso edile, ma si associa al risparmio energetico, alla tutela del territorio e quindi alla tutela dell'ambiente. Quindi credo sia estremamente importante che questo progetto sia conosciuto e magari anche valorizzato anche qui in Val d'Orcia. E soprattutto in un'ottica di far crescere ulteriormente il nostro territorio in un'ottica sostenibile, ma anche con quelle certezze che oggi gli uffici e gli imprenditori devono avere, diversamente è impossibile investire se non si ha una certezza di quelli che sono gli strumenti che dobbiamo rispettare. È un bel progetto, una bella iniziativa, molto lungimirante, che spero in un territorio come questo, che ormai da anni sta ragionando di pianificazione omogenea e coordinata tra le varie amministrazioni, possa trovare spazio per semplificare e omologare i vari regolamenti a tutti i livelli, andare nella direzione di un'omologazione di procedure legate all'ambiente come quelle di Casa Ventuno. Credo che sia veramente l'obiettivo finale a cui dobbiamo mirare. Sicuramente c'è una necessità di riqualificare anche pezzi importanti di abitazioni, oltre anche nonostante diciamo, molti interventi siano stati fatti, anche sul territorio aperto. Quindi la necessità di poter semplificare, dare norme più leggere, credo sia una grossa opportunità che bisognerebbe perseguire nel miglior modo possibile, tenendo conto che questo significherebbe poi rimettere in moto un indotto, un'attività, tutta una serie di attività economiche che potrebbero garantire notevoli movimenti anche per i nostri residenti, ma anche per tutte le aziende. Io credo in conclusione di poter dire che questo lavoro che state svolgendo, diciamo, di coinvolgimento sia delle amministrazioni locali tramite i primi cittadini e i cittadini stessi dei vari comuni interessati, sta rivalutando diciamo, un progetto, un pensiero d'area che sicuramente sarà positivo ai fini del coinvolgimento degli stessi e soprattutto di un'attività che potrebbe valorizzare il territorio, far riprendere un'attività, anche tipi di attività economica, e quindi rivalutare ancora di più il nostro territorio agli occhi anche del pubblico internazionale ed internazionale. Se l'amministrazione comunale, nell'ambito del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare costituito da casali di interesse storico e paesaggistico, come questo alle nostre spalle, favorisse una semplificazione autorizzativa da permettere una ristrutturazione in tempi brevi e con linee guida certe sulla metodologia di intervento, lei, qualità di proprietario, intraprenderebbe dei lavori di recupero con più convinzione?
Beh, certo, il problema è che qui oggi non è il denaro, è più che altro la burocrazia, perché in quanto riguarda questo casale qui, se non fosse stato per le carte che porta oggi, le procedure è lunga, 2 anni, 3 anni, lo metterei anche a posto, al di là di tutto dei soldi che ci vogliono, denari. Oggi si va a fare una pratica in comune, deve passare in comune, poi deve passare in provincia, alla sovrintendenza, e quello è il problema, che tanto è tutto lì, se no rischierebbe anche, ci proverebbe dopo tutto, no? A rimettere a posto un potere come questo, ci sarebbe da fare tanti altri lavori magari al capannone, ci sarebbe da allargare il capannone, da fare un pianino, segue, e metterei a posto il casale che ho qua dietro alle mie spalle, sicuramente. E posso da mettere a posto anche giù un casale, finire il casale a Conte Ugo per allargare la gridolina. Siamo con la signora Marilisa Cuccia qui nella splendida cornice dell'abbazia di Spineto, dove giusto poche settimane fa si è svolto il primo incontro tra il premier Letta e i ministri del suo governo. Credo che se ci fossero delle procedure semplificate, questo aiuterebbe a non demolire certi entusiasmi, a non bloccare le persone che magari scelgono di vivere qui, che scelgono di restaurare questi luoghi per venire a viverci, per il piacere di vedere di nuovo vive certe strutture. Quindi, senz'altro credo che sarebbe incoraggiante semplificare l'iter e aiuterebbe veramente anche a lavorare in questi luoghi, perché è un'esperienza meravigliosa. Ben 12 strutture rurali in questa zona, strutture completamente in rovina. Non dimentichiamo che questa zona è la zona dove c'è la più alta rappresentazione e la più alta concentrazione di cultura in Italia, e quindi credo che questi progetti si inseriscano benissimo in un quadro che rappresenta la cultura italiana e anche una grande qualità di vita. Questo con me sfonda una porta aperta, perché i nostri fabbricati sono tutti di interesse storico. Questo per esempio è stato trovato negli statuti di Contignano del 1405, quindi del 1504. Quindi ovviamente abbiamo tutto l'interesse. Una delle forme attive dell'agriturismo è stata quella del recupero del patrimonio, dell'immenso patrimonio immobiliare di Casolari, quindi che avevamo noi come aziende agricole. Quindi ben venga una semplificazione burocratica, perché questa è accettabile e accettata da tutte le aziende turistiche. Ma sicuramente se la burocrazia si snellisse, una persona, chi ha delle strutture, sarebbe molto più facile intervenire e rimetterle a posto, perché in questo momento è impensabile, con tutta la burocrazia che c'è, mettersi in un'avventura del genere. Signor Poggioni, ci dica lei, siccome lei ha già delle strutture, alcune delle quali le ha recuperate, ci può dire i suoi tempi che gli sono voluti per recuperarle, per le autorizzazioni amministrative, per tutto l'iter burocratico che lei ha dovuto subire ad oggi? Per cominciare a fare i primi passi non è bastato un anno e mezzo. E poi via via è passato del tempo, dunque una persona sicuramente si arrende, perde anche la voglia di innovare, di ricostruire quello che è storia, tanto per dire. Quindi questa semplificazione è sicuramente utile. È utilissima, e a chi anche dei casolari come me, che magari non potrei aver voglia di sistemare, potrebbero venire delle persone con le semplificazioni per ridargli slancio, come no? La domanda è proprio opportuna. Stiamo parlando del gioiello dell'Italia e del mondo, patrimonio dell'umanità, quindi massima attenzione, massimo rispetto. Questo però non vuol dire fossilizzare l'ambiente, anche perché i tempi cambiano. E anche potere. Se le pratiche burocratiche saranno più celeri, io di qui ci farò una bellissima attività turistica.
non sono proprietario, ma ho tanti amici proprietari che chiedono proprio questo, uno snellimento delle procedure perché la gente ha voglia di lavorare e questa quiete, questo torpore non serve a nessuno. Voglia di lavorare e la gente deve essere aiutata in questo con procedure snelle e semplificazioni di procedure. Sicuramente sì, se ci fossero delle semplificazioni e un iter molto più snello per avere i permessi e per fare una casa. Nostra situazione, ci siamo appena sposati, siamo in attesa di un figlio e il nostro sogno è quello di fare una casa ecologica, quindi una casa con risparmio energetico. Noi abbiamo la fortuna di avere la famiglia che ci aiuta, viviamo già una casa, cioè, però abbiamo questo sogno di avere casa nostra che secondo le nostre esigenze vogliamo una casa ecologica, passiva. Avere l'idea di fare una casa per la nostra famiglia, per dare un futuro ai nostri figli, e già dal momento che vuoi iniziare i lavori sei sommerso dalla burocrazia, devi chiamare avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti per fare tutti i conti. Oggettivamente è difficile per una coppia giovane. Una semplificazione. Noi chiediamo soltanto una semplificazione, darci la possibilità di costruirci una casa facendo un percorso normale, come negli altri paesi europei. Nell'attualità, le pratiche autorizzative sono complesse, dispendiose ed incerte. Una regolamentazione che dia, e questo penso non ci sia motivo di dubitarne, oggettività alla norma, è la benvenuta e speriamo che abbia un iter breve questa applicazione e che il progetto Casa 21 possa essere applicato anche nelle nostre zone entro il più breve tempo possibile, perché ci sono vari progetti che vari imprenditori hanno in animo di realizzare, però in qualità di proprietario sì, ma soprattutto anche in qualità di tecnico, perché oggi il problema più serio che noi affrontiamo è il fatto che la gente vuole in tempi relativamente brevi fare le cose e purtroppo non riesce mai a capire che ci sono tempi burocratici che non dipendono né dalla nostra volontà ma da volontà di enti pubblici. Io credo che di fronte a una progettualità più definita ma soprattutto semplificata nel recupero, chiaramente credo che la ricerca che stiamo facendo ormai da anni per recuperare un patrimonio edilizio consistente sulla nostra area sia veramente una grande possibilità anche di rilancio del settore, per cui tutto quello che serve per poter aiutare in questo senso credo che troverebbe l'accoglimento da parte degli imprenditori che io rappresento, perché è il motivo con il quale ci stiamo confrontando attualmente anche nei confronti del nuovo piano regolatore, per cui che è in fase di studio e in adozione a breve, e una delle richieste da parte degli imprenditori è proprio appunto la semplificazione di certe normative. Giustamente, da piccolo imprenditore quale sono, tutte le volte ho aperto un'attività abbiamo dovuto sempre aspettare, avuto tempi lunghi per poter aprire determinati tipi di attività, e allora ben vengano cose del genere. Cittadino. Quindi credo che il progetto 21 di Casa 21 sia un progetto ottimo, perché se una semplificazione e sapere i tempi e i costi in maniera certa con l'azienda che uno contatta, penso sia un obiettivo assolutamente da centrare. Ho amici e anche parenti che avrebbero a disposizione anche delle belle strutture, che però i vincoli e i tanti cavilli burocratici impediscono, perlomeno frenano, non è che impediscono, frenano la voglia un attimo di intraprendere l'imprenditoria anche nella casa. Quindi ben venga, che una semplificazione farebbe un gran bene a tutti. Ecco. Esattamente sì, perché avendo linee guida più sicure, più certe, si riuscirebbero a battere i tempi, innanzitutto i tempi burocratici, e si potrebbe fare un'analisi ben precisa dei costi che si devono sostenere, e poi ci sarebbero delle linee guida ben precise anche per tutti i comuni della zona, le cose,
cosa che in questo momento non esiste e che crea anche un po' di difficoltà per intraprendere appunto dei nuovi lavori. E io sto già ristrutturando e ho avuto questo tipo di difficoltà e volevo intraprendere anche altri tipi di iniziativa di costruzione, però ci stiamo ragionando sopra proprio perché è difficile in questo momento nella nostra zona poter costruire in tempi brevi e con spese certe. E se ci fosse questa semplificazione, queste linee guida più precise e più semplici da adottare, sarei portato anche a fare altre iniziative, infatti in quanto con mia sorella abbiamo già acquistato un terreno dove poter costruire due nuove unità abitative, e se ci fosse questa prerogativa ne sarei ben felice e lo farei con molto più entusiasmo. Ne ho già messi al posto alcune e so cosa significa le pratiche burocratiche e tutto il resto, insomma, sicuramente se fosse più facile e più veloce può darsi che questo lo sistemerei, lo rimetterei al posto. Anche con meno posto così c'è un anno di lavoro, insomma, quindi è una cosa importante. Sì, in prima persona, io veramente anche solamente per il nostro lavoro di restauro del nostro hotel abbiamo impiegato tantissimo tempo, ma più quasi per un fattore burocratico che più che per il lavoro di per sé. Alle volte siamo arrivati a chiederci avremmo fatto bene? O veramente era il caso di rinunciare e di fare altro. Invece poi ora siamo giunti alla fine, ben contenti, entusiasti, e avrei ancora in cantiere tantissime altre cose da fare. Però alle volte il dubbio ce l'ho ancora oggi, farò bene a ricominciare da capo e rimettermi in gioco? Quindi dico sì, se c'è questa possibilità assolutamente facciamolo.